Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su Elden Ring e per la precisione siamo ancora sotto Tetrobosco. Stiamo per accendere l'ultimo di questi fuocherellini che ci darà accesso poi a quella carcassa, o meglio, ci farà scoprire a cosa diavolo serve quella carcassa gigante di creatura che abbiamo trovato all'inizio di quest'area. Quindi da qualche parte il potere si accumula nelle corna. Andiamo a cercare queste corna, forza! Non me lo targhetta, però temo che si sveglierà appena io mi avvicino, vero? No. Tocca. Lo tocco. Cazzin? No. Niente cazzin. No, niente cazzin. È una nebbia molto grossa. Non mi piace questa cosa neanche un po'. È una nebbia molto, molto grossa. Pronti? Guarda come mi incorna forte. Ah, ah, ah. Ok, aspetta, no, aspetta, ah, ok, va bene, succedono cose. È grosso, madò, è grossissimo, sembrava molto più piccolo. Niente di lei, sembrava molto più piccolo. Temo che gli attacchi in salto mi serviranno come il pane. Sorrisate? Posso colpirti io ogni tanto, me lo permetti? No. A cavallo? Proviamo? No, perché non me lo fai evocare. E quindi? Sì, ma se non sta fermo, come lo dovrei colpire? Alleluia. Gliel'ho fatta. Vediamo un po' se è una stupidaggine questa. Non so che danno mi faccia sto fuoco, sinceramente. C'è che non sta fermo, io non riesco a colpirlo. Niente, non posso usare la fiamma nera perché... Aia, perché purtroppo non sta fermo. Lo sapevo, guarda, me l'aspettavo proprio. Sta fiammetta azzurra, scusami. Quanto deve stare per aria sto coso. Ma pensa di starci fermo ogni tanto sta creatura o no? Ci sto passando la mia vita ad inseguirlo, che palle. Incornata ancora non lo sto ben comprendendo. Ho finito le fiasche. Domanda. Visto che tanto mi sta piuttosto lontano in realtà. Ok. Allora, visto che vuoi fare il furbetto e mi stai lontano, allora quasi quasi. Io tempismo per darti poco. Vabbè ragazzi, fa il maledetto, non sta fermo, ma anche un po' rotto le balle, sinceramente, questo coso, ho più tirata di te. Mi state dicendo che ho più portata di lui. E niente, full drago. Facciamo full drago, non sta fermo sto coso. Così, così, aia. Lo sapevo.
caccia quell'incornata lì, prendo sempre male i tempismi. Però, ragazzi, e lo facciamo a rostro per l'ultima volta, stasera spiedini di cervo putrefatto per tutti, fatta. Cenere del devoto ancestrale, posso evocarlo? Ti prego, dimmi che ha meno di 100 PA. 63, ne ho 60 io. Ne ho 78, posso evocarlo? Lo proviamo, appena abbiamo un attimo lo proviamo. Allora, che dire di questa boss fight? Carina? Perché effettivamente è, nel design è carino, cioè non mi è dispiaciuto come design. E anche come attacchi non era male, il problema è che scappava troppo. Cioè io mi sono rotto i maroni e a un certo punto ho iniziato a sputargli fuoco. Tra l'altro avevo più portata di lui e quindi l'ho ucciso per quello. È un peccato però, perché effettivamente si è ridotto ad uno schiva schiva sputa, schiva schiva sputa. Vabbè. Ecco qua. Ok ragazzi, abbiamo un altro punticino credo da assegnare, io direi che piano piano li assegniamo tutti, andrei un po' su con la vitalità, perché è vero, ho detto che avrei voluto portare sulla forza, ma poi ho notato che praticamente qualunque cosa mi one-shotta, quindi anche la forza credo che debba arrivare almeno a 20, anche perché abbiamo ancora addosso la schifezza della signorina assorbivita. È vero, mi avete detto che se uso l'oggetto che mi ha dato poi la vita mi ritorna, quindi non è una maledizione perenne che ci teniamo addosso. Dovrei farlo, dovrei proprio farlo, avete ragione, lo faremo al prossimo scontro importante che troviamo, perché mi pare che ci dia un bonus sul regen di qualcosa, forse della stamina se non mi ricordo male quell'oggetto. Benedizione Baldracchino, consuma PA per incrementare brevemente la stabilità, ok, no, allora non me ne frega assolutamente un tubo la stabilità. Cioè sì, me ne frega, ma fino a lì. Allora, cosa dobbiamo fare noi ancora qua sotto? Perché potete un sacco di cose in realtà. Mi è bastato premere il tasto della mappa per ricordarmi che tipo tutta quest'area credo di non averla esplorata. E poi c'è sempre sto maledetto sul precipizio qui che non so come raggiungere, che mi dà veramente fastidio quella cosa lì. O c'è qualche teletrasporto che mi ci manda, perché qui ho controllato piuttosto bene, non c'è modo, almeno io non ho visto modo di saltare da un lato all'altro. Ho visto il tizio ma non sono riuscita a raggiungerlo. Quindi per ora ignorerei questo tizio qui. Cacchio, qua ci sono un sacco di aree che però non so se a sto punto non le raggiungo da qui. Magari perché ci sono teletrasporti in giro, magari devo trovare qualche teletrasporto. C'è anche quella struttura là, porca miseria, che non può essere di sfondo. Non ci credo che di sfondo, là ci si arriva in qualche modo. Allora, là è palese che o ci arrivi da dietro, perché potrebbe essere questo pezzo qui di mappa che noi non vediamo, potrebbe tranquillamente... Cioè, qui sembra quasi esserci un pezzettino di terra che noi non vediamo, un po' come questo, vedete? Che intorno alle varie isolotte c'è questa sorta di cerchio, qui sembra esserci la stessa cosa. Quindi o ci si arriva da dietro, e quindi noi da qui non abbiamo modo di andarci, o c'è un teletrasporto. Perché qua purtroppo, cioè, non c'è una struttura vicino che puoi saltare, non c'è niente. Secondo me anche là... Ho sbagliato tutti i tasti della vita, meno male che non mi sono lanciata di sotto. Dicevo, anche là dove c'era il cavaliere del crogiolo, secondo me è molto probabile che ci si arrivi da dietro, diciamo così. Niente ragazzi, io ho fatto un giro generico dell'area e non ho trovato niente. La cosa mi dà veramente fastidio perché abbiamo il cavaliere del crogiolo là in fondo, quella zona lì sopra e questa zona qua sopra da esplorare. Ora... Questo e credo sia più o meno qui quell'altra struttura sopraelevata potrebbero essere raggiungibili dalla parte posteriore, quindi non mi sto arrovellando troppo da quel lato lì, ma questo lato qui, porca miseria lui, secondo me è raggiungibile da qua e mi sto perdendo qualcosa. Questa cosa mi dà veramente un sacco fastidio, perché soprattutto qua ci sono tutte delle strutture che sembrano raggiungibili, è quello il problema, sembrano esattamente raggiungibili. Qua c'è sicuramente qualcosa, perché questa sembra quasi una chiesa di Marica per la struttura che ha. C'è addirittura questo simbolino qui che potrebbe essere una statua di Marica, quindi puzza questa cosa qui. Deve essere raggiungibile in qualche modo. La domanda è come? Perché io ho fatto un giro e non ho trovato assolutamente niente. Questo è ad esagono, potrebbe essere un elevatore, un... Magari da sopra sopra si arrivi, non è possibile che si arrivi da sopra sopra, dai. Aspetta, vediamo un po' se rimane il simbolo, fammi vedere. Che simbolo possiamo mettere? Ho sbagliato tutto nella mia vita. Che simbolo possiamo mettere qui? Contrassegno.
Mettiamoci, perché non ce n'è uno col punto di domanda? Ci metto la gemmina per le cose che non so come raggiungere. Usciamo da qui, perché non ho trovato nient'altro da fare qua sotto. Sicuramente mi sarò persa all'inferno qua sotto, ma ne sono sicura. Ci sono troppe cose che non riesco a raggiungere. Sicuramente qualcosa mi sfugge, però purtroppo questo è quello che sono riuscita a trovare. Io uscirei, andrei di sopra, vediamo se rimane il simbolo da sopra, quindi vediamo se riusciamo a capire dov'è quella zona lì nella mappa, proprio quella più in alto, quella di Tetrubosco. E da lì vediamo poi il da farsi. Mi avevate anche detto che la missione di Blythe io teoricamente l'ho già fatta, perché Blythe voleva che io uccidessi Darrywill, e Darrywill è il cavaliere Limiere che abbiamo battuto, che era all'interno di una delle prigioni varie che abbiamo già esplorato. Quindi, che non mi ricordo più qual era di queste, ma ci andremo a vedere con calma. Noi adesso dove siamo? Siamo a Tetrubosco, che è qua. La gemmina non si vede, dannazione, però vedo dove sono io? No. Ah sì, eccomi. Posso usare me come punto di riferimento. Cacchio, potrebbe essere nel mezzo della zona rossa, sapete. Ma non c'è modo di passare da una mappa all'altra? Posso andare... mostra superficie. Ecco, vedi? Potrebbe essere... però lì non sembra esserci niente, in realtà. E l'altro coso... Aspetta che mi si adesso fa scoperto, aspetta. Ah, è fuori mappa. Però potrebbe tranquillamente essere che da qua ci siano cose. Tra l'altro la zona rossa, mi rendo conto solo ora, ha due mappe, perché ce n'è una anche qua. Wow, quanto è vasta quest'area! Enorme! Gigante! Credo si estenda fino a fine mappa, appunto. Sarà tutta questa. Wow. E questa zona qua è nel centro del pattume. Visto che non me li porta, iniziamo a mettere simboli. Qui. E qui. Qui, che è dove c'è la parte sopraelevata, con la struttura che vediamo sopraelevata. Metto le gemmine per tipo punto di domanda. La gemmina è il mio punto di domanda, ragazzi. Facciamo... qui stiamo iniziando a mettere segnetti in giro, perché non si sa mai. E vabbè, io segnerei... forse potrebbe esserci qualche altro... perché questo, dalla forma che ha, potrebbe essere un elevatore. Potrebbe veramente esserlo. Però non vedo altri simboli che mi danno questa impressione. Questo non credo che sia un elevatore. E tra l'altro è nel mezzo di un'area che abbiamo esplorato e non... no, non è nel mezzo di un'area che abbiamo esplorato. Ma non c'è assolutamente... non ci siamo andati. Perché qui è dove c'è il portale dove mi ha detto di andare di. Quindi noi qui non siamo andati. Mettiamo un segnetto anche qua, per darci più o meno delle indicazioni di dove si trova l'area sotto, che più o meno è questa parte qua. Cioè, madonna, è gigante. Uscirei da qua sotto, dobbiamo andare dove ho battuto il cavaliere Limiere. Allora, qua c'era il crogiolo. Qua c'era il crogiolo, qua sotto... cavaliere Limiere. Andiamo, ho sbagliato. Questa situazione non mi piace. Se mi persa cose mi dà veramente tanto fastidio. Ora io devo andare per di qua. Dov'è? Per di là. Vado. Eccolo! Ehi, amico! Ciao! Scusa, la mia memoria fa schifo, lo so. Mi hanno mollato gli altri, ok. Ciao, Blythe! Right. There you are. Had to work for it, but it's done. Don't say I'm not a man of my word. Oh, cosa mi dà? Here's your prize. Ok. Yeah! Oh, fine? Yes. I should say, if you venture north to Rhea Lucaria and come across a venerable blacksmith who's a little on the large side, tell him I sent you, and he'll be sure to treat you right. I owe you one, I reckon. Rhea Lucaria? That's enough chit-chat for now. It's time we parted ways. Perché tu mi parli di Rhea Lucaria? Blythe? Tu non hai simboli di leoni addosso? Sembrano quasi sirene, se proprio dobbiamo essere pignoletti. Tu hai delle sirene sull'armatura.
uno spadone grossissimo sulla schiena, pieno di sangue, guarda, tutto sporco di sangue. Va bene, ciao Blaido. La sua quest non è finita, vero? Devo andare a Raya Lucaria ora, cioè è un sottile consiglio quello che ti danno, vero? Vai là per continuare la quest, ok? Va bene, io direi di continuare la nostra esplorazione di Tetrobosco. Ah, no, 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 andiamo a Forte Ice. È vero, abbiamo trovato il tizio, il lord del forte, che ci aveva detto di raggiungerlo là, ma poi me ne sono completamente dimenticata perché abbiamo raggiunto una zona molto più interessante del forte. Ok, ora che l'abbiamo ripulito non ci sono più neanche i nemici. Ha senso questa cosa. Chissà se ha portato fuori... Vabbè, torret, ciao, eh. Chissà se ha portato fuori la carcassa del bestione. No, perché? 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 Sono stata invitata io qui. No, 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 no. Ma porca miseria. Lui voleva fare amicizia con queste creature, ma se mi attaccano io non è che ho tanta scelta, cioè voglio dire... Ma perché? Perché? Bravo. Vieni qua tu, e niente. Ma stai buono. Ma state buoni voi. E niente, guardali qua. Maledetti. Ma state buoni, io non volevo farvi fuori. È colpa vostra. Ma allora. Io devo parlare col signorotto qui. Che palle. Non l'ho uccisa io sta creatura, era già morta. Non c'entro nulla io. Allora, dov'è il signorotto qui? Ma non dovevo raggiungerlo qua, mi sbaglio? No, sono più sicura che mi ha detto raggiungimi al forte una volta che hai battuto il cavaliere del sangue. Io ho battuto il cavaliere del sangue. Che salto atletico, complimenti, hai fatto frizzare il gioco. Wow! La tua possanza, Cosetto, ha fatto frizzare il gioco. Non farlo più, non farlo più, hai frizzato tutto, stai bene. Sì, vabbè, io non vorrei, ripeto, fare stragi di ste creature, ma mi costringono a farlo e quindi io lo faccio. Eccolo. Cioè, io stavo uccidendo tutti di sotto e tu neanche una piega, neanche un velo, non te ne sei neanche accorto, eh? Signorotto. Salve. You, is it? Sono io. I suppose you must have seen it by now, yes. The sorry state of my fort. Mi aspettavo infatti che tu facessi ritorazioni. It is a foul fate for a land to be without a ruler. One must be found with haste and not that awful Godric. È morto. The true and stalwart lord of the proper lineage to take the reins of Limgrave. E scommetto sei tu. I'm sorry to have lifted your hopes, but I haven't the authority to raise you to knighthood. No, fa niente, va bene così. The great Kenneth Height issues his sincerest apology. Le accetto, le accetto. I must begin my search post haste for a true and stalwart lord of the proper lineage to take the reins of Limgrave. Hai bisogno di aiuto? I must begin my search post haste for a true and stalwart. Ma post haste? Oddio, perché stiamo trovando parole che Messi non conosce. Post haste. Verso est potrebbe? No, dai. Verso est c'è il marciume. Cosa mai puoi trovare nel marciume di Valido? Niente. Dai. Credo che per il momento la sua quest sia in pausa, o meglio, dovrò trovare lo step successivo che non ho idea di dove sia. E niente, quindi anche questa è fatta. Continuiamo verso Tetrobosco, ragazzi. Il video di oggi termina qui e per la prima volta devo abbandonare un'area avendo visto zone che non sono riuscita a raggiungere. Sono piuttosto sicura però di aver esplorato bene quest'area. Magari mi sono lasciata alle spalle qualche oggetto, qualcosina, ma non credo di aver perso dei teletrasporti o dei passaggi perché l'ho controllata piuttosto bene. Quindi penso che quelle zone sopraelevate siano raggiungibili in altri modi, magari con altri ascensori o teletrasporti che troviamo in superficie, perché qui sotto sono piuttosto sicura di aver controllato bene e di non aver trovato nulla. Comunque, nel prossimo episodio torneremo in superficie a respirare un po' di arietta fresca e a completare l'esplorazione di Tetrobosco. Per oggi è tutto, io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti! Inside.
inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes.